Oggi ti porto al rifugio Riva. Andiamo. Partenza dal mitico B&B Rocca di Baiedo, ma invece di fare il solito sentiero che fa la maggior parte della gente, passando su da questa via qua, che viene anche indicata in questa sorta di affresco sulla parete del Bed and Breakfast, noi faremo una via segreta che conoscono in pochissimi da questa parte qua. E lo fanno in pochissimi e soprattutto non ci saranno né jeep né moto a disturbarvi, tutto in mezzo al bosco, tutto su un sentiero ciottolato antichissimo e bellissimo. E lungo il percorso siamo arrivati alla grotta dell'orso. Vai, vediamo chi è coraggioso che entra dentro. Bravo Enea, la tana dell'orso. Andiamo in esplorazione. Wow. Fortunatamente adesso l'orso non c'è. Dai, vediamo il primo che mi dà 5. Pronti, partenza, via. Infatti a questo punto c'è un bivio, andando di qua si va alla torretta e invece noi per andare a piazza andiamo su da questa parte qua. L'acqua nel parco naturale della Grigna non manca mai, lungo i suoi versanti è possibile incontrare corsi d'acqua fresca e sorgenti di acqua purissima. Arrivati a questo punto si può andare o a sinistra verso San Calimero oppure, come facciamo noi adesso, a destra. Ed eccoci arrivati al Rifugio Riva, un luogo splendido dove poter ristorarsi con i gustosi piatti genuini cucinati dal mitico Giampi ed accolti dal suo allegro e disponibile staff. Ad ospitarvi ci sarà Giampi, cuoco d'eccezione, perché qua si mangia benone, e ditegli che vi mando io. Trattamento speciale, giusto? B&B, la Rocca di Baiedo numero uno. Ecco qua. Giampi numero uno, Rifugio Riva.
Oppure si può fare un picnic rilassandosi sull'ampio prato di fronte a una vista panoramica notevole sulla Valsassina. Una delle chicche del rifugio Riva è il masso erratico posizionato alla fine del prato, una roccia dove tutti i bambini, con le dovute attenzioni, possono dilettarsi con entusiasmo in arrampicate fino alla vetta, meglio di un parco giochi. Ed ora è arrivato il momento di ritornare, ma faremo una via diversa rispetto all'andata. Passeremo infatti attraverso i meravigliosi piani di Nava. Vai, saluta Giampi. C'è una fetta di anguria, dai, su. Qui c'è una stazione meteo Montanara, grazie a questa funicella. E in base alla a come è la corda, si può prevedere il tempo. Se la corda è asciutta, c'è bel tempo. Ok, sì, è asciutta. Se la corda è bagnata, pioggia. Se la corda è mossa, che fa così, allora c'è il vento. Se la corda è rigida, gelo, quindi fa freddo. Se la corda è bianca, neve. C'è la neve. Bianca neve. E se non è visibile, nebbia, bevete meno. Capito? Oppure è stata fregata. Lungo il percorso è possibile trovare anche dei massi erratici all'interno dei piani di Nava. E cosa sono questi massi? Sono stati trasportati qua, sono delle rocce che sono state trasportate in questa valle durante l'epoca glaciale. Eccone qua uno.
Poi quando i ghiacci si sono sciolti, sono rimasti qua. Piene di Nava sono pieni di casali bellissimi, uno più bello dell'altro. E in particolare, ad esempio, guardate questo, che ha come parete della casa un masso erratico. Incredibile, eh? E tornando in giù in direzione di Baiedo, invece che seguire la strada solita che fanno tutti, dove praticamente si arriva anche su di qua per andare a Rifugio Riva, noi cambiamo ancora una volta la via e andiamo da questa parte. Quando sarete arrivati al Rifugio Riva, dite pure a Giampi che vi manda Oderisi.